percentuali non diverse, si fanno, signora, non sono in matematica. No, grazie. Allora, Di Maio, che cosa stiamo, a cosa stiamo assistendo? C'è un funzionario dello Stato che ha parlato con una signora che rappresenta tanti artigiani italiani. Mi spiega dal suo e dal vostro punto di vista cos'è che non funziona? La cosa drammatica è che questo è il primo passaggio, poi c'è anche l'altra minaccia che è Equitalia che viene dopo, magari dopo ne parliamo. Questa è la prima fase, cioè c'è uno Stato che in questi anni, per combattere secondo lo Stato l'evasione, ha cominciato a fare una serie di presunzioni, normative che presumessero il tuo guadagno. Ci sono gli studi di settore dentro, ma ci sono anche accertamenti sulla casa che compri, la macchina che compri e così via. Invece di fare un accertamento a valle, ha iniziato a fare tutta questa serie di presunzioni, dicendo se noi presumiamo che tu, se tu hai 3 dipendenti, presumiamo che devi guadagnare tot. Poi che cosa è successo? Che è scoppiata la crisi. E nel bel mezzo della crisi i guadagni non erano più congrui, lo sappiamo noi, ma forse non lo sapeva bene lo Stato. E così chi prima, secondo i parametri, doveva guadagnare 100 e per la crisi guadagnava 30, era un evasore. Io dico una cosa molto semplice. Ma invece di buttarci in tutte queste normative di presunzione di quanto tu debba guadagnare, perché non facciamo due cose semplici? Rendiamo sempre più elettronici i pagamenti e permettiamo al cittadino di scaricare in dichiarazione dei redditi lo scontrino. In questo modo il controllo sarà sociale. Se invece il governo aumenta la quantità di contanti che ha portato la soglia più in alto, continuiamo da una parte a dover avere uno Stato che deve controllare prima quello che guadagni e non a valle, e soprattutto alla fine chi ci è rimasto fregato? Alla fine abbiamo combattuto veramente i grandi evasori con queste norme. Secondo me siamo andati soltanto a danneggiare sempre i più piccoli che in uno Stato che è forte con i deboli e debole con i forti, o chiudono o si suicidano. La signora è forte o è debole? La signora è forte del fatto che ha saputo reagire, ma è debole nella situazione in cui si trovano tutti quelli come lei. Le spiego questa cosa. Io ho capito che molto spesso non può funzionare l'idea che un dirigente dello Stato, in base a quanti accertamenti fa, prende un bonus sul suo stipendio, perché anche questo è il problema. Perché lo Stato si accanisce? Non è più proprio così. Ma c'è sempre. Perché lo Stato si accanisce così tanto su un accertamento che non è dovuto, che ci sono degli errori elettronici, degli errori di calcoli? Perché c'è qualcuno che ne giova. Se noi andiamo a vedere l'altro step della riscossione, che è Equitalia, è ancora peggio. Io mi aspetto da uno Stato serio che quando io non pago una tassa mi manda prima di tutto un avviso. Non è che si fa vivo direttamente un anno e mezzo dopo. Io dovevo 100 e mi presento una cartella esattoriale di 3.000 euro. La signora ha organizzato, si è organizzata e comincia ad utilizzare la sua esperienza per supportare i cittadini. Per esempio noi del Movimento 5 Stelle abbiamo aperto in 10 regioni italiane dei centri anti-Equitalia dove il cittadino si può recare, trova dei commercialisti e degli avvocati che gratuitamente gli contestano le cartelle esattoriali, e abbiamo scoperto solo a Cagliari che cittadini che non dovevano pagare la cartella esattoriale perché per esempio il bollo auto era andato in prescrizione, lo pagavano solo perché non volevano spendere soldi di Maurizio avvocati Belpietro, e commercialisti. Maurizio Belpietro, buonasera. Maurizio, buonasera. Molto contento di averti con noi. Maurizio, allora hai sentito, il Movimento 5 Stelle ha delle tesi molto liberali, insomma, sull'evasione, sul combattere. Ma io credo che siano di buon senso per la giungla normativa a cui siamo arrivati. Okay. Questo è il punto, non che è dici, che Maurizio? Sono liberali o... Condivido, mi sembrano delle osservazioni di buon senso, perché sentendo tutto questo dibattito ci si rende conto di una cosa, per esempio la presunzione, ma qui si parte da un concetto molto semplice, che per il fisco c'è la presunzione di colpevolezza, non la presunzione di innocenza. È il fisco che deve dimostrare che qualcuno ha evaso, dimostrandolo però, non facendo dei calcoli con un algoritmo, perché l'algoritmo poi non dimostra che tu abbia davvero evaso. Tu devi vedere che qualcuno non paga le tasse e che ha fatto un fatturato sul quale non ha pagato le tasse. Invece qui si è ribaltato il concetto del cittadino che deve dimostrare che invece non ha guadagnato quello che presume, cioè la presunzione del fisco. È una follia, è uno Stato che così non funziona. Aggiungo di più, prima tu citavi una cosa, e cioè la riduzione della produzione industriale. Ma guardate che conosco attività imprenditoriali, ma anche cose
piccole attività che decidono di non produrre oltre una certa soglia, il ristoratore che decide per esempio di non lavorare la domenica perché se lavora la domenica magari gli scatta un parametro per cui, cioè, questo fa parte della riduzione della produzione, succede così. Greta Mauro, se noi buonasera. Non liberiamo le energie non cresce l'economia, certo. Perché invece facciamo il contrario. Però vi devo contraddire, continuiamo a fare accertamenti Mauro. E il risultato è che l'imprenditore si spaventa e non investe. Forza Greta, buonasera. Buonasera, ascoltiamo che cosa ha risposto il Presidente del Consiglio Matteo Renzi il 18 maggio a chi in diretta streaming su Facebook durante il Matteo Risponde gli ha chiesto cosa ha fatto il governo sulle tasse. Vediamo il video. Facciamo l'elenco delle tasse ridotte. 16 giugno non pagate più l'IMU e la TASI. E questa è una, via. 2. Il canone RAI era 113, adesso è 100 euro. 3. Chi sta sotto i 1500 euro, o è un carabiniere, un poliziotto, un finanziere, un soldato, prende 80 euro in più al mese, che è di fatto una riduzione delle tasse. 4. Il costo del lavoro è stato detratto, l'IRAP costo del lavoro non si paga più. Se siete agricoltori, IMU e IRAP agricola non si paga più. Se siete imprenditori e mettete i soldi in azienda anziché metterli in tasca, avete il superammortamento al 140%. Poi ci sono i famosi incentivi sul lavoro e c'è il credito d'imposta al sud. Queste misure sono le misure di la più grande riduzione della pressione fiscale mai fatta. Di Maio, questi però sono cose che ha fatto Renzi. Guardi, io le chiedo, non devo dirgliele io se l'ha fatto, se l'abbia fatto oppure no. Chiediamolo ai cittadini, cioè i cittadini italiani in questo momento stanno percependo una riduzione fiscale, chiediamolo pure alle persone in studio, hanno avuto una riduzione della pressione fiscale. Beh, l'IMU non lo paghiamo ora l'IMU il 16 non lo paghiamo, il 16 giugno. Lei sta parlando, poi c'è tutto un altro fattore, a parte l'IMU agricola, io vedevo che lui si vantava dell'IMU agricola, l'ha messa lui e l'ha tolta lui, ricordiamocelo sempre, prima ce l'ha messa per pagare gli 80 euro, poi l'ha tolta quando ha tagliato 4 miliardi di euro alla sanità per finanziare questa riduzione fiscale. Io ho visto nel metodo di Matteo Renzi sempre lo stesso schema. Quando fa qualcosa, toglie i soldi da una parte e li prende dall'altra. Per intenderci, da quando governa lui abbiamo 100 miliardi in più di debito, abbiamo 4 miliardi di euro tagliati alla sanità e 8 miliardi di euro tagliati agli enti locali. Quindi da una parte entra dalla porta e tagli di spesa, però non volete anche voi tagli di spesa? Non mi risulta che tagliando 8 miliardi di euro agli enti locali abbiamo eliminato tutte le società partecipate inutili, anzi non ne abbiamo eliminato uno di CDA delle società partecipate inutili. A me risulta che siano stati ridotti i servizi sociali e siano stati ridotti quelli che sono i servizi conto, al cittadino. Governare è un casino, cioè i vostri sindaci che governano, no, aspetti, poi c'hanno guarda, capito cosa voglio dire? Voglio dire una cosa. Non mi faccia fare difensore di Mohamed Renzi, per favore. No, lo so, è insospettabile, soprattutto in questa fase, però le voglio dire una cosa, le voglio dire una cosa. Governare è difficile, soprattutto un paese come l'Italia, basta che non si prendano in giro le persone, perché la pressione fiscale scende di uno 0, da una parte, e aumentano i problemi sociali, perché quel signore, per dire di aver tagliato la Stasi, ha ridotto i posti letto in ospedale o ha eliminato i servizi sociali. Allora non ci venga a dire che ha tagliato le tasse, perché ci ha tagliato dei servizi per farsi uno spot elettorale. E questo è il solito metodo. Detto questo, le dico anche che però si può tagliare spesa inutile per finanziare l'abbassamento delle tasse. Questo è possibile, ma non te ne devi nutrire della spesa inutile. Le faccio un esempio. Vada. Noi oggi abbiamo in Italia un calderone che ha dentro sprechi, enti inutili per 10 miliardi, lotta alla corruzione che ci costa, dicono 60, 80, l'unico studio serio è forse sotto i 10 miliardi, lotta alla contraffazione 12 miliardi. Questi soldi qui fanno parte di un grande calderone che tagliandolo si potrebbe mettere in riduzione dell'IVA e dell'IRAP veramente, investimenti e lotta alla povertà, è lì che si devono per prendere aumentare la domanda interna. Le voglio dire solo una cosa, no, sì, ma se tu ti nutri degli enti inutili perché sono il carrozzone politico dove metti i tuoi amici o i tuoi clientes quando ci sono le elezioni, non lo eliminerai mai, e non eliminandolo mai i soldi te li vai a prendere dai poveri cristi sul sangue dei cittadini, cioè nella sanità o in quelli che sono i servizi sociali. Però Belpietro, tagliare la sanità
Applausi del Movimento 5 Stelle in studio, fantastico. Casalino, non fare la clac. Belpietro, non è vero che era lui, poveraccio, non ha neanche applaudito. Belpietro, ti voglio chiedere, però abbiamo sempre detto sprechi, si taglia la sanità, che in realtà è cresciuta di 1 miliardo, ma non dei 5 che era previsto, quindi lei ha detto 4 tagli alla sanità, certo. Però siamo sempre lì, sono tutti buoni a dire tagliamo, poi quando si taglia è sempre il taglio sociale, o c'ha ragione Di Maio, non mi faccia che è d'accordo anche su questo con Di Maio, sennò qua non facciamo dibattito e tocca che io faccia il renziano. Finga di non essere d'accordo, Belpietro. No, io dibattito lo faccio volentieri, però vorrei ricordare una cosa, che quando il Presidente del Consiglio elenca le tasse che ha tagliato, dimentica quelle che ha aumentato. Perché se tu aumenti le tasse, per esempio, sugli investimenti, che non sono gli investimenti dei grandi speculatori, i quali magari vanno all'estero a fare le grandi speculazioni, ma sono magari gli investimenti dei piccoli risparmiatori, e tu aumenti le tasse, quelle sono aumentate. Se per caso tu aumenti le tasse sui fondi pensione, quelli sono soldi che tu prelevi a quelle persone che stanno cercando di costruirsi un pilastro alternativo alla pensione che l'INPS non gli darà. Se tu consenti che i comuni ritardino l'invio, per esempio, delle cartelle che riguardano la TARI, cioè la tassa sui rifiuti, e poi dopo però costringi il contribuente a pagare i ritardi dell'amministrazione comunale, quelli sono soldi che tu togli dalle tasche dei cittadini e che regali alla pubblica amministrazione sprecona, che non ha voglia ovviamente di tagliare. Quindi alla fine, quando si fanno i conti, nel portafoglio il risultato è sempre lo stesso. Chi ci ha guadagnato è lo Stato o l'amministrazione sprecona e non qualcun altro. Se tu decidi improvvisamente di dire ai medici di famiglia che non devono più ordinare tutta una serie di analisi, di accertamenti clinici, quando tu hai spiegato per una vita che bisogna fare la prevenzione, ovvero fare gli accertamenti prima di ammalarsi e di arrivare in ospedale, tu stai facendo pagare alla povera gente qualche cosa. Stai facendo pagare quei costi che saranno poi sulla salute e che saranno poi di altra natura, perché dovranno pagare privatamente quelle visite che tu non gli consenti più come servizio sanitario. Allora gli sprechi vanno benissimo, ma gli sprechi devono essere mirati, i tagli vanno fatti, ma se tu continui a consentire anche con la riforma costituzionale che ci siano delle regioni che proseguono a sprecare soldi come li hanno sempre sprecati, e consenti che qualcuno vada in pensione mentre agli altri non è consentito, qualcuno addirittura in certe regioni ci siano ancora i baby pensionati, forse c'è qualche cosa che non mi funziona. Mi hai fatto venire... È una presa in giro. Mi fai sentire più povero, però hai accettato il tema, perché tra poco, non ci crederete, parleremo di referendum. Lei lo sa che c'è un referendum tra poco? Sì. Ne è al corrente? Assolutamente sì. È stato informato? Non adeguatamente, ecco, secondo alla me, pubblicità, come tutti i cittadini. Tra pochissimo! Non fa... Noi l'abbiamo già detto, se il referendum dovesse andare male, noi non continueremo il nostro progetto politico, quindi saranno altri, a quel punto probabilmente tutti saranno contenti, perché Di Maio, il 5 Stelle, la Lega, magari avrà un governo con Forza Italia in cui non faranno nulla, non cambierà nulla, ma a fine mese i mega stipendi saranno garantiti per tutti loro, per cui saranno felici, noi faremo altro. Senta un po'. Allora, prima di arrivare a lei, voglio chiedere una cosa a Belpietro. Prego. Belpietro, io voglio capire da te, con la chiarezza che ti contraddistingue, in questo momento, perché parliamoci chiaro, c'è qualcuno che vuole votare no al referendum perché dice questa è una scorciatoia per mandare a casa Renzi e la Boschi, evidentemente, da quello che ha detto, e c'è qualcuno che invece lo contesta nella sua interezza per quello che fa. Oggi ho letto un'intervista di Zaglebeschi su Repubblica. Tu non pensi che le due cose, confondendosi, creano un po' di pasticcio? Io penso che il pasticcio sia stato creato facendo una riforma costituzionale che non è chiarissima, che soprattutto mente agli italiani, perché racconta di eliminare il bicameralismo quando non lo elimina. Il bicameralismo rimane esattamente come prima, perché rimane la Camera, rimane la Camera, quella che conosciamo tutti, Montecitorio, e rimane Palazzo Madama. Solo che Palazzo Madama viene trasformato in una cosa non chiara, non più 300 senatori ma 100, che arrivano ma sono dei consiglieri regionali,
era tutto molto più semplice. Se l'obiettivo era quello di dire guardate, risparmiamo, beh allora chiudiamo Palazzo Madama, lo vendiamo, ne facciamo un ottimo albergo nel centro di Roma e abbiamo risolto un problema, ma questo non è stato fatto, quindi il risparmio non esiste se quello ci viene a raccontare. Così come per la verità, avendo creato una situazione complicata dal punto di vista così costituzionale, dei profili costituzionali, è vero che si trasferiscono delle decisioni a Montecitorio, ma poi si lasciano aperte delle decisioni che riguardano invece le regioni, che contribuiranno, come è successo già nel passato, ad un conflitto, perché ci sarà il conflitto tra lo Stato e le regioni e continuerà il ping pong ed il palleggio dove non si capiscono mai le leggi, non si capisce mai nulla. A che cosa serve questa riforma costituzionale? A dare un potere assoluto a Renzi, il quale finalmente potrà decidere quello che vuole fare, eliminando praticamente davvero il Parlamento. Ma allora chiudiamo del tutto sto Parlamento che facciamo prima, risparmiamo anche dei soldi, Di Maio, evitiamo anche le elezioni, che tutto è più facile. Però adesso addirittura c'è una legge elettorale, cioè il Parlamento comunque avrà... C'è una legge elettorale che assegna a una minoranza il premio di maggioranza, ma non è una minoranza, se uno prende il 30% e vince e va al ballottaggio col 30% e vince le elezioni, prende il premio di maggioranza. Vabbè, è così. Di Maio, il vostro punto di vista, lo faccia capire da un punto di vista informativo ai telespettatori. Prima di tutto le dicevo, neanche io sono stato informato adeguatamente su questo tema del referendum, perché se io volessi informarmi dagli strumenti convenzionali di informazione, oggi non potrei farlo. Matteo Renzi, e non voglio parlare di virus e di lei, ma... nel suo disegno di campagna referendaria, una delle prime azioni che ha fatto è stata chiudere due talk per la stagione settembre-ottobre. Mi assumo io la responsabilità di quello che sto dicendo. Ed è stata chiudere due talk della RAI, il suo e quello di Ballarò, che a settembre-ottobre non ci saranno e non potranno discutere il sì e del no. Il direttore Belpietro è stato allontanato da Libero e sostituito con uno che sostiene il sì. Questo è il disegno della campagna referendaria di Matteo Renzi, in cui tu non devi essere informato di cosa c'è scritto in questa legge costituzionale, perché se tu cittadino sei informato su quello che c'è scritto, voti no, perché le faccio un esempio. Perché? Abbiamo detto che non possiamo fare una legge che va da una parte all'altra. Questa è una legge che viene spacciata per una legge che riduce i costi della politica. La sentiva la ministra Boschi, che diceva i mega stipendi rimarranno. Allora, il Movimento 5 Stelle, 130 parlamentari dimezzandosi lo stipendio, domani restituiscono ai cittadini in una sala del Senato 17 milioni di euro con cui hanno fatto già partire 1.500 nuove imprese in Italia. Se quella regola si applicasse a tutti i parlamentari della Repubblica si risparmierebbero 300 milioni di euro, la regola che si applica a noi, a tutti. Quattro volte quello che farà risparmiare Renzi con questo nuovo Senato. Semplificheremo, perché il Senato non potrà votare la legge di bilancio, perché il Senato non voterà la fiducia. Ma potrà tenersela 40 giorni, che significa che i consiglieri regionali e i sindaci che vanno in Senato prendono l'immunità parlamentare, avranno un peso contrattuale di mettere i bastoni tra le ruote alla Camera e addirittura possono portare il Presidente della Camera di fronte alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione. Prima Belpietro parlava di conflitto Stato-Regioni, ma avendo messo le procedure in Costituzione, anche il Senato e la Camera potranno litigare davanti alla Corte Costituzionale. Allora questo non è uno Stato più snello, più semplice o più economico, questo è uno Stato che da una parte è stato progettato per l'uomo solo al comando, che deve essere Renzi, ma storicamente chi progetta lo Stato poi perde sempre le elezioni, e due, è un pasticcio, perché si era partiti in un modo e si è arrivati in un altro. Lo sa che però, guardi, io lo dico a Maurizio Belpietro, lo dico a lei, lo dirò anche dopo, perché tra poco arriva anche Silvio Berlusconi, la percezione delle persone, a parte che forse non sono molto informati, è che però si semplifichi un pochino la situazione, si rendono più facili le approvazioni delle leggi, cioè noi viviamo di un parlamentarismo, ce l'avete raccontato lei, Belpietro, certo. Io, l'abbiamo raccontato per 20 anni che in Italia non si riesce a far nulla perché è tutto incriccato. Guardi, spostiamo un attimo, con ingenuità, glielo chiedo. Io sto guidando una delegazione della Camera dei Deputati nei vari parlamenti europei per studiare i meccanismi di approvazione delle leggi negli altri parlamenti europei. Negli altri parlamenti europei fanno una cosa molto intelligente e qui non si fa. Una volta approvata una legge, dopo 2 anni, fanno una commissione e vedono se quella legge sta funzionando. Hai fatto
fatto una legge che doveva creare 500.000 posti di lavoro. Dopo due anni verifichi se funziona, se è attuata, se è applicata. Se non funziona, la cancelli. Il problema dell'Italia è che si fanno leggi per fare conferenze stampa, le si lascia lì e i cittadini ormai quando hanno un problema non sanno neanche quale sia la legge di riferimento. Se noi vogliamo trovare un problema oggi nel meccanismo legislativo dello Stato è che si fanno troppe leggi male e non si verifica se siano attuate, se siano applicate o stiano funzionando. Noi scopriremo che per cambiare questo paese dobbiamo fare leggi per eliminare un po' di leggi e non per farne altro farci belli nei TG e nei talk show. Bene, tanto questo comunque tanto le questo sta dando parola. Resta poco. No, che resta poco. Parla e si può parlare quanto si vuole, però fatemi fare un'altra battuta semplice. Maurizio Belpietro, vedo la posizione di Di Maio, che è l'anima ragionevole, perché noi, ai nostri telespettatori, Di Maio, lei piace moltissimo, perché c'è questa... Io ne sono onorato, lo dice lei, ne sono onorato. No, io dico io perché lo vedo sui social. Però siamo tutti ragionevoli nel esatto, Movimento 5 Stelle. Esatto, però io... No, per carità, ho avuto Di Battista al suo posto la settimana scorsa, abbiamo fatto un bellissimo dibattito, però io vedo, dalla stessa parte, Maurizio Belpietro, Luigi Di Maio... Zagrebeschi, quello che faceva la costruzione più bella del mondo, gli ex girotondini, potrò avere la mente un po' confusa, Belpietro, più che io, quelli che ci vedono a casa, tutti insieme contro questa riforma costituzionale? Questa domanda la rivolgo prima a Belpietro e poi a lei. Con molto piacere. Maurizio. Ma è molto semplice, siccome si vuole confondere le idee e quindi si cerca di mettere tutto nel calderone, io penso che la riforma costituzionale sia necessaria, penso che si debba cambiare la Costituzione, penso che la Costituzione non sia la più bella del mondo, non vada difesa, ma vada smontata in alcuni principi che sono sbagliati, penso che si debba rendere efficiente, ma penso anche che questa riforma costituzionale non la renda inefficiente. Ma allora che cosa vuol dire? Perché siccome io la penso così, allora la penso allo stesso modo di Zagrebeschi. Le dico una cosa, caro amico conduttore, ma allora che cosa vuol dire? Che la ministra Boschi la pensa come il senatore Danna, quello che dice che Saviano è un baluba, praticamente, e il quale però vota per la riforma costituzionale. Ma stanno anche loro sullo stesso piano. Che vuol dire allora? Vuol dire che evidentemente loro hanno degli interessi perché stanno in Parlamento e loro sì difendono la loro poltrona, perché altrimenti i signori che se ne sono andati da un partito per sostenere Renzi sarebbero, se fossero stati coerenti, avrebbero dovuto dimettersi e quindi loro sì avrebbero perso la poltrona e avrebbero perso anche gli congrui stipendi che gli vengono pagati. Invece che cosa succede? Che si critica semplicemente chi dice guardate che state facendo una legge che è sbagliata, che non funzionerà, che ci complicherà la vita, come spesso le leggi che ci avete presentato come leggi che ce la semplificavano in realtà ce l'hanno complicata. Un'ultima battuta che fa su Di Maio, perché è stato un po' caustico il presidente Renzi, se la guardi e poi chiudiamo con questo, se credi. Un po' di audio perché io sono diventato sordo. Risponde sempre il 18 maggio, però l'argomento è un altro, il Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio e l'immunità parlamentare. Ma sentiamo che cosa dice Matteo Renzi. Premesso che io non ho immunità e insindacabilità perché non sono parlamentare, perché quattro deputati del 5 Stelle, non faremo i nomi, ma soltanto i cognomi, Di Maio, Di Battista, Sibilia e Catalfo, che hanno detto cose clamorosamente false sul Partito Democratico e che sono stati querelati o dal PD o da esponenti del PD, non rinunciano alla loro immunità e alla loro insindacabilità. Non sono cittadini come gli altri. Bene, rinunci. Non faccio domande. Questo è l'esempio della capacità che ha di mentire il Presidente del Consiglio. Io gli riconosco questa capacità, perché tutti sanno che nel mio movimento, il movimento a cui appartengo, noi le immunità non le abbiamo mai utilizzate. Anzi, è il Presidente del Consiglio che ha utilizzato col suo partito l'immunità parlamentare
per salvare Azzolini, senatore del nuovo centrodestra, dalla galera a luglio scorso. Perché l'ha utilizzata? Perché se avesse mandato in galera Azzolini avrebbe avuto un senatore in meno e probabilmente... Quindi lei rinuncia sulla querela? Ma noi non le abbiamo mai utilizzate e siccome non è la prima e non sarà l'ultima querela che mi arriva da esponente del Partito Democratico, perché poi quando non sanno più come controbattere minacciano di andare dal giudice, sarà un piacere dimostrare di fronte alla Corte quale sia la verità e quale sia... Volevo dire un'ultima cosa sulla questione del referendum di cui parlavamo prima. Io sono d'accordo anche io che bisognerebbe modificare la Costituzione. Oggi si parla tanto di stabilità, cioè il fatto che cambiano continuamente i governi. Ma la stabilità per me si assicura evitando i cambi di casacca. Io sono nella legislatura col più alto numero di voltagabbana della storia. 250. Se modificassimo la Costituzione, introducessimo norme come nella Costituzione del Portogallo, che dice all'articolo 150, se tu sei un deputato e cambi partito, torni a casa e ti fai votare e vediamo quanti voti hai per ritornare in Parlamento. Oggi noi abbiamo un governo che ha due partiti che lo sostengono, che non abbiamo mai votato nel 2013, non c'erano neanche sulla lista elettorale. Pensiamo al nuovo centrodestra. Grazie Maurizio, grazie a voi. Grazie al vicepresidente della Camera. L'economia non va, almeno in una regione, il Veneto, come vorremmo. Alessia Ballanti ha fatto questo reportage che vi